Cecilia Rodriguez, ecco perché ho detto che Ignazio è più dotato di Francesco. Cecilia Rodriguez, ospite a Ieri Oggi Italiani, racconta il motivo della sua affezione. Nessuno tra gli appassionati di gossip ha potuto dimenticare la seconda edizione del Grande Fratello VIP, che ha messo Ignazio Moser, figlio del noto ex ciclista Francesco Moser, e Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, una delle showgirl più seguite d'Italia, al centro di uno scandalo che ha fatto indignare moltissime persone. Cecilia, infatti, quando ha deciso di intraprendere il percorso dentro la casa del Grande Fratello VIP, aveva una relazione con Cancelletto Francesco Monte già da 4 anni, mentre invece, Ignazio Moser, da quello che ha dichiarato, aveva avuto qualche avventura, ma nulla di serio. Tutti ricorderanno che, dopo pochi giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia, i due hanno iniziato ad avvicinarsi, rendendosi protagonisti di sempre più lunghe effusioni, talvolta anche troppo spinte, tanto da causare un tale scalpore tra il pubblico che si era pensato che venissero eliminati. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver visto il comportamento della sua fidanzata, ha deciso di entrare nella casa per parlarle, ma Cecilia ha deciso di lasciare Francesco in diretta TV, preferendo Ignazio. Cecilia ospite nel nuovo programma di Rita Dalla Chiesa. Tra tante dichiarazioni di Cecilia Rodriguez dopo l'esperienza al Grande Fratello VIP, quella che ha suscitato più stupore tra il pubblico è stata, senza dubbio, quella in cui in un'intervista per Le Iene, la modella ha affermato che il suo nuovo compagno Ignazio Moser, fosse più dotato di Francesco Monte. Durante l'intervista con Rita Dalla Chiesa, questo argomento è saltato fuori e pare che Turchese Baracchi abbia chiesto a Cecilia, dopo tutto quello che è successo, era necessario dire che il tuo nuovo fidanzato è più dotato del tuo ex? Perché? Gli hai già dato una mazzata mollandolo. Una domanda più che lecita, che quasi ognuno di noi si è posto. Cecilia, però, sembra essere infastidita e risponde con tono nervoso, giustificandosi dicendo, per quella frase ti dico che sono una persona molto spontanea, dico quello che mi passa per la testa e non riesco a non farlo. Dovrei imparare a rispondere meglio. Cecilia poi, stufa delle continue domande sul caso Moser, Monte, conclude dicendo, se ho fatto quello che ho fatto c'è un motivo, che non sto qui a spiegare. Ha poi augurato a Francesco Monte tutto il bene e spera che possa riuscire a trovare la compagna giusta per lui.